Antonino Lemola, amministratore unico della Deco Juve Caserta e general manager. Antonello, allora, bella vittoria sul campo della Jul Roma, era una vittoria da conquistare assolutamente per non avere ancora di più alle calcagne Palestina. È stata una vittoria comunque non semplice. Ma sicuramente è stata una partita non semplicissima, come sono tutte le partite in trasferta in questo campionato. Per noi era importante vincere in modo da affrontare quest'ultima parte di stagione in maniera ovviamente migliore, in modo da poterci preparare al meglio per il playoff e quindi da poter gestire meglio i carichi di lavoro. Ok, Antonello, raccontaci adesso la novità, diciamo quasi neoacquisto della Juve Caserta. Ma parliamo di un giocatore comunque per la categoria molto importante. Noi abbiamo deciso di prendere Ranuzzi perché era secondo noi il miglior giocatore in questo momento disponibile, al di là di quello che potessero essere, diciamo, le questioni di ruolo. E quindi a noi interessava che fosse un valore aggiunto per la nostra squadra e crediamo che lui lo sia. Ok, e naturalmente scelta insieme con il coach Oldoini, che ha preferito questo tipo di giocatore che può ricoprire tre ruoli. Ma sicuramente è un giocatore duttile che si può difendere su più ruoli, ma può anche, diciamo, giocare in attacco su più ruoli. Questo sicuramente lo favorisce nell'inserimento nel nostro roster, diciamo. Ok, domenica arriva Battipaglia, è una partita, diciamo, di routine, l'ultima in classifica, una squadra che ha già diciamo, i remi in barca e la mente al prossimo campionato di Serie C. Vabbè, questa sicuramente è la partita, diciamo, è una partita dal punto di vista di classifica della squadra avversaria abbastanza semplice, però comunque noi dovremo cercare di provare le nostre cose e continuare il nostro lavoro in vista del playoff. Ok, playoff che guardando il girone C si sta già iniziando a delineare per l'ottava posizione che si alterna con Civitanova Marche e Giulianova. Sì, per il momento credo che sia ancora presto prevedere quale delle due possa essere, diciamo, la squadra che potremmo incontrare, però questo poco cambia, diciamo, al di là per quanto riguarda, diciamo, quella che è la nostra preparazione per il playoff. Alex Ranuzzi è il nuovo acquisto della Deco Juve Caserta. Alex, innanzitutto benvenuto qui al Paladeco Palamaggiò, che tu forse conoscerai già da un po' di tempo, forse per aver visto i trascorsi della Juve Caserta negli anni precedenti. Provieni da Siena, una piazza che stranamente dopo tanta storia è uscita di scena. Sì, grazie, grazie e benvenuto. E sì, vengo a Prodo da Siena che appena sta passando un momento veramente difficile che non si merita e soprattutto i tifosi, la stessa Mensana, spero che vada nel verso migliore. Ok, innanzitutto ti ha fatto piacere venire a Caserta? Assolutamente, sono stato molto contento di questa scelta e mi aspetto di lavorare tanto per l'obiettivo comune. Ok, conoscevi già altri giocatori che stanno giocando qui a Caserta? Sì, ho già giocato con Biagio, Sergio, che abbiamo vinto il campionato della Serie B a Siena anni fa, poi ho giocato anche a Imola con Norman Hassan e con Fortitudo, Serie B quando si chiamava Eagles con Riccardo Bottioni. Sono stati tre dei miei compagni di squadra negli anni passati con cui ho legato molto e sono, diciamo che hanno, la loro presenza qui ha influito anche sulla mia scelta. Ok, allora, conosci la 2 sicuramente, cosa conosci invece del campionato di Serie B? Che è un campionato molto difficile, molto lungo e dove bisogna veramente ottimizzare al massimo le energie fisiche e mentali. Ok, coach Oldoini, lo conoscevi già? Sì, lo conoscevo già, è un ottimo coach, a Siena poi conosciuto, me ne hanno parlato estremamente bene. Ok, allora non ci resta che farti un in bocca al lupo, chiaramente di lunga permanenza qui a Caserta. Credo e grazie mille.